Allora, Lucianino, siamo alla soglia della ripartenza del 26 e quindi, secondo te, troppo tutto insieme o va bene così? No, allora, il troppo non è mai troppo. Il troppo non è mai troppo. Poi la data 26 a volte sì, è una data importante, ma per partire veramente alla grande bisognava dire il 27 perché è una data che molte persone la ricordano molto di più, perché è una data di riscossione. E allora forse se si ripartiva al 27 non cambiava niente, però rimaneva più in mente. Questa ripartenza ci sarà? Non ci sarà? Bisogna esserci però. Devo continuare sempre con questa cosa. Cosa vuoi ripartire l'Italia? Cosa deve ripartire in Italia? L'Italia non si è mai fermata. Mai. Mai si è fermata. Mai. 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 E tu che offerte fai? Su, vediamo, tanto sente se stuzzica sul lavoro. No, il lavoro. Io, le offerte, le mie, innanzitutto. Posso offrire questo corpo stupendo a qualunque persona uno possa desiderare, nel piccolo si intende, non bisogna allargarsi più di tanto. Riguardo al Ma lavoro, la Jenny che ne pensa di questa offerta qui? la Jenny per la Jenny non è un'offerta, è un'offertissima, prendi, oh, lasciamo perdere, però è una grande offerta. Allora, ritornando al lavoro, che cosa bisogna dire? Bisogna dire che noi facciamo delle offerte straordinarie. Io potrei anche dire, venitemi a trovare, io vi do i pantaloni made in Italy, italiani, made in Italy italiani, perché il made in Italy. Questo è veramente interessante, perché di solito made in Italy sono o cinesi o Allora, napoletani. vedi, allora bisogna spiegare perché giustamente ognuno deve dire la sua, ma nel Made in Italy è una cosa particolare. Made in Italy bisogna dire anche italiani, perché vi sono tanti prodotti che c'è scritto Made in Italy, ma non sono Made in Italy, sono Made in Italy di altri posti. Io che ho detto. No? E qual è la prova inconfutabile che sono made in Italy? È la prova inconfutabile che sono Made in Italy italiani. Sì. È un certificato che viene trovato nella tasca destra anteriore sinistra di un pantalone che deve essere stato fatto e imbustato da Roma in giù. Ascolta, da dove viene la tua famiglia? La mia famiglia viene da Roma in giù. Diciamo la provincia. No, posso dire. Allora, io ho una mamma toscana, io sono. Nel mondo del West dicevano un mezzo sangue. No, Sono secondo me, la Toscana, nel metà mamma, di Avellino. metà di Avellino. Sì, infatti sono metà. Quindi si è detto tutto. Sì, posso aver detto tutto, ma nello stesso tempo non ho detto niente, perché te hai sempre, essendo te una persona, ma lasciamo perdere, Discutibile. discutibile, parecchio discutibile, stai sempre a guardare la metà della metà. Ma la Comunque, metà è come il bicchiere. Luciano, io mi ero accorto subito che eri d'Avellino, sai perché? Da che cosa? Perché Avelli. Ah, la persona. No, questo a te te l'hanno suggerito. Te lo può aver suggerito. Ciao ciao da Avellino.